Allora, il tema della giustizia è un tema caro alla diaconia, perché noi non ci occupiamo solo e esclusivamente dei bisogni primari delle persone che incrociamo nella nostra opera, ma anche ci interroghiamo su quanto la società nella quale siamo chiamati a operare, mantenga le caratteristiche di giustizia che sono dettate per quanto riguarda l'Italia dalla nostra Costituzione. Giustizia per noi non è solo l'applicazione, diciamo, dei codici penali e di procedura, ma è anche il fatto che tutte le persone possano essere garantite nei loro diritti, fondamentali, la sanità, l'accesso ai servizi sociali, insomma, la possibilità di vivere una vita normale. Ecco. In questo momento ci stiamo interrogando sul fatto che nella nostra Italia la giustizia non sia applicata per tutti, ma che le persone più ricche hanno più accesso ai diritti di quanto non sia nel passato. Ecco, questo ci preoccupa particolarmente, motivo per il quale abbiamo deciso di organizzare quest'anno, insieme alla Tavola Valdese e ad altri enti, questo convegno sul tema della giustizia sociale. Ne siamo profondamente convinti in questo senso. Al convegno della Diaconia è stato presentato il documento Fisco Welfare Diaconia Servizio. Daniele Massa, membro della CSD, qual è il senso di questo documento? Quali sono i punti principali? Il senso è di aprire una riflessione al nostro interno. Intendo al nostro interno, all'interno della Diaconia e della Chiesa, e anche di offrire all'esterno il nostro punto di vista rispetto a questi temi. Quali sono i punti principali che avete voluto sottolineare e cosa chiedete alle comunità e alle chiese? Allora, i punti principali riguardano sostanzialmente il fatto che l'ingiustizia fiscale determina un calo sui servizi, cosa che vediamo tutti i giorni, o ciascuno di noi lo vede nella riduzione della copertura sanitaria piuttosto che nelle problematiche scolastiche, eccetera. Come diaconia, noi siamo impegnati sulla risposta all'emergenza, quindi ai bisogni, ma nello stesso tempo anche impegnati all'azione politica per superare le cause dell'ingiustizia, essere membri di questo paese anche per rimuovere le cause dell'ingiustizia. Le richieste che fate, a chi sono rivolte e perché? Le richieste le facciamo complessivamente all'interno e all'esterno della Chiesa. Potremmo dire, da un punto di vista generale, le richieste riguardano il fatto di non abbassare la guardia rispetto a questi temi, di mantenere alta la riflessione anche al nostro interno, anche rispetto all'educazione che si fa verso le nuove generazioni, rispetto a questi temi, al significato della giustizia fiscale come elemento che garantisce la giustizia sostanziale nel nostro paese, e facciamo anche una richiesta ai giornalisti, a chi si occupa di questi temi, di essere anche molto attenti nel comunicare queste tematiche, perché quando si parla di questi temi, o come in alcuni casi si è parlato delle tasse come pizzo di Stato, non è che facciamo un buon servizio alla democrazia sostanziale del nostro paese. Un concetto di giustizia e di ingiustizia legato anche alla creazione, all'ambizione di arrivare a comunità che siano sane, che tengano conto del benessere globale delle persone che vi vivono. Gli stati membri della comunità europea hanno una visione comune e globale che si ispira anche al lavoro dell'OMS e il programma generale di lavoro del 2019-2023 e sono, questi tre principi sono: garantire il diritto universale di accesso all'assistenza sanitaria di qualità senza il timore di conseguenti difficoltà economiche. Protezione della salute pubblica nelle emergenze sanitarie, creazione di comunità sane in cui venga garantita, attraverso azioni di assistenza sanitaria e normative pubbliche appropriate, una vita migliore in un'economia di benessere. Questi sono dei principi, belli, molto, molto belli, però in questo momento in Italia non ci sembra siano aderenti alla realtà,
odierna e neanche le politiche economiche italiane paiono andare in questa direzione, perché le risorse a livello di welfare e di sanità vanno via via diminuendo, quando invece dovrebbero aumentare. Comunità sane sono comunità, a mio avviso, che si prendono cura delle persone, in particolare delle persone fragili, che non sono solo, ad esempio, gli anziani autosufficienti o le persone disabili, ma sono le persone che, anche le persone che si prendono cura di queste persone, siano familiari, siano ad esempio i o le badanti. Comunità sane sono comunità in cui si vive bene, non vuol dire comunità ricche, vuol dire comunità in cui ci si può permettere di invecchiare e di avere delle persone care che invecchiano con tranquillità, senza preoccupazione. In questo momento in Italia non mi sembra che questa sia la situazione. C'è anche il Centro La Noce presente a questo convegno della Diaconia. Il tema, peraltro, si adatta benissimo alle attività che voi portate avanti quotidianamente. Sì. Ciao, e insomma, qual è il senso della vostra presenza qui e qual è il vostro lavoro nel settore delle giustizie e della lotta alle imparità sociali? Sì. Ciao Daniela, buongiorno, grazie innanzitutto. Come premessa, sicuramente ci tengo a precisare che per noi è un appuntamento immancabile. Il tema ci ha colpito molto, infatti siamo un piccolo gruppo che è arrivato da Palermo, perché il tema della giustizia, poco fa ci riflettevo, noi lo abbiamo presente, ma non soltanto perché è collegato strettamente, oggi se ne parlava molto rispetto al sud, alle condizioni di vita, no? Delle città del sud, quale ad esempio Palermo, ma più in generale. Il tema della giustizia è trasversale ovviamente e questo noi lo vediamo ogni giorno, vediamo sempre più il problema, diciamo, dell'accessibilità al diritto e quindi la possibilità di accedere, l'impoverimento anche progressivo delle fasce sociali e questa situazione che sta portando sostanzialmente anche ad una forma di rabbia, di vendicatività sociale. Noi lo stiamo vedendo a Palermo con atti di violenza e di rabbia, sono aumentate le rapine, sono aumentati i furti. Questo noi lo colleghiamo strettamente anche al fatto che sono venute a mancare delle condizioni di base fondamentali per poter consentire alle persone di vivere dignitosamente, cioè la qualità della vita delle persone si è abbassata in maniera incredibile e questo naturalmente porta realisticamente le persone anche in un percorso di devianza. Questo è quello su cui noi cerchiamo di operare quotidianamente, occupandoci di giovani, di donne, di uomini, di bambini, di bambine, in un quartiere difficile come il quartiere Noce, dove chiaramente la povertà porta anche la mafia e comunque la criminalità a ingaggiare, a coinvolgere questi giovani che magari non hanno concluso il percorso di studi e allora cercano un lavoro facile per poter guadagnare, poter accedere a beni di consumo rapidi, immediati. Ma cosa fa lo Stato per poter prevenire veramente queste condizioni di rischio sociale? Quali sono gli interventi dello Stato? È quello che noi possiamo fare come valdesi nel nostro impegno sociale per poter determinare e cambiare qualcosa. Ecco, il convegno di oggi ci invita e ci riporta a quello che è il nostro impegno. Un impegno politico-sociale, come diciamo sempre, nel senso più ampio del termine.